Prosegue il calendario degli appuntamenti dell'Unitre sezione di Giarre presso la Sala Romeo. L'ultimo incontro, dal titolo Alcesti, tra fiaba e mito, il coraggio di una donna, ha messo in risalto la forza e lo spirito di sacrificio delle donne, analizzando la figura di Alcesti, l'eroina del mito greco resa immortale dal tragediografo Euripide, anticipando il 52° ciclo di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, che dal 20 maggio al 19 giugno vedrà in scena proprio l'Alcesti, oltre alla Fedra di Seneca e l'Elettra di Sofocle. Qui all'Unitre mi è stato dato l'incarico di raccontare, di narrare e di preparare tutto il pubblico attento e i soci dell'Unitre, ma non solo i soci, anche i simpatizzanti, alla tragedia Alcesti che si andrà a vedere il 5 giugno al Teatro di Siracusa. Quindi è stata una preparazione culturale all'opera di Euripide. Alcesti, sposa devota e fedele, compie un atto d'amore e di coraggio estremi, sacrificandosi al posto del marito Admeto. E proprio grazie alla nobiltà di questo gesto viene salvata dagli dèi, sfuggendo a un tragico destino e potendo così vantare l'appellativo di donna che visse due volte. La vicenda dunque si risolve con un lieto fine, dimostrando come l'ostinata volontà di una donna, accompagnata dal coraggio e da una profonda devozione, possano riuscire a sconfiggere anche la fredda morte. Io ho cercato di mettere insieme l'aspetto mitologico, che poi è presente nel dramma di Euripide, e l'aspetto fiabesco, perché l'Alcesti è una tragedia felice, in quanto è una semi-tragedia, perché per una espediente risolutivo c'è un finale meraviglioso, l'Alcesti da morta redivive e quindi la storia finisce bene, è una fiaba bellissima.